Allora, come sempre, se si inserisce qualcuno, dite che mi scriva sul gruppo a che ora è entrato. Noi ci risentiamo verso mezzogiorno, meno 10 per gli aggiornamenti. Ciao ragazzi, ci vediamo più tardi. Ciao Ciao ciao. Marcello, ciao ciao. Allora, dunque, resoconto dei presenti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gli altri sono tutti prof. Ok. Allora, per chi si è collegato tardi, gli ultimi, vi ripeto quello che ha detto Zanoni, che è importantissimo. Martedì 9 giugno, cioè il prossimo martedì, dovete venire a scuola dalle 9, ma anche dalle 8 e mezza, 8 in avanti, in cui farete quel discorso lì delle schede, quelle schede del Project Work, e ricordatevi di ricordare a Zanoli, poi lo ricorderò anch'io, di farvi dare le mie dispense, ok? Che io le ho tutte preparate ieri, l'altro ieri, sono andato a scuola, le ho tutte fotocopiate, le ho rilegate, ve le ho preparate e ve le deve dare lui quando andrete a firmare quelle cose lì, perché se poi si dimentica, allora le ho stampate per niente e potevo starmene allora a casa. Va bene. Detto questo, partiamo. Questa cosa poi la ridiremo anche alla fine a mezzogiorno, prima, per chi eventualmente si collega in corso d'opera. Dunque, allora, noi ieri abbiamo iniziato a parlare del relay. In realtà volevo spiegarvi la tecnologia, ma abbiamo fatto un bel lavoro di ripasso su le applicazioni, però ho visto che eravate in pochi, intanto a partecipare come sempre, questo non capisco perché, però eravate in pochi a fare le cose, diciamo, rapide. Allora, questa cosa bisogna che la impariamo a far bene, quindi io prima di iniziare a fare della teoria pura, quindi le schede di tecnologia, i datasheet, volevo farvi fare un altro esercizietto. Questa volta più semplice rispetto a ieri. Forse ieri sono partito, ma in realtà sono cose che avevamo già fatto, eh. Però in realtà ieri forse sono partito in quarta, in quinta forse anche, a fare quelle modifiche anche con la fotocellula che magari erano un po' troppo complesse, anche se in realtà non lo sono. Dopo le rivediamo. Allora faccio un passo indietro. Intanto metto in condivisione tutta la baracca, così mi spiego meglio. Dunque, ditemi, scrivetemi se vedete il mio desktop, cioè il solito mare di Playa Blanca. Di solito c'è Francesco, oggi Francesco le ha messe a letto. Vediamo se c'è qualcun altro, chi è che me lo dice? Grazie, molto bene, molto grazie. Ah, Daniele, giusto, poi ha retto bene, poi la pioggia, il tuo lavoro spettacolare. Visto che hai detto che hai usato componenti Super IP, perfetto, molto bene. Un bel ciapino. Ok. Quindi, aspettiamo che vi apro il pane, che prima ho predisposto relè pulsanti qua. Ho predisposto una cosa che poi volevo finire, cioè volevo finire, ho predisposto per farla poi insieme a voi, solo che arrivi. Forse qua, forse arriva. Ok. Allora, diciamo che ho riciclato una parte, diciamo, dell'impianto di ieri, l'ho risistemata perché era veramente zozza, e per fare il lavoro che dobbiamo fare oggi, almeno inizialmente. No, aspetta che ho fatto dei danni. No, i messaggi li guardo poi dopo. Questo height. Allora, cosa abbiamo? Qui abbiamo, sta a vedere, un circuito di start macchina, che poi è sempre quello di ieri. Lo accendiamo con PS, lo spegniamo con POFF e il mitico solito contatto generale del relay di start, che quindi è la parte cruciale dello start macchina. Se non metto questa cosa qui, lo start macchina non serve a niente. Quindi lo start macchina deve fare il suo lavoro in questo modo, al di là di spie non spie relay. Quindi il contatto soprattutto è quello che dà corrente a tutto il resto dell'impianto, cioè la parte che funziona, che fa un lavoro. Allora,
Vado un attimo a collegare. Forse sono grossi. Vado a collegare la parte bassa di queste tre bobine di telerotori che si chiamano M1, M2, M3S. Ok, potrei metterne anche un altro, eh. Dai, ne metto un altro, dai, ne metto un altro. Così complichiamo la vita. Di poco, perché se uno poi ha capito il concetto, la vita la complico poco. Cioè, ne posso mettere anche N di queste bobine. Questo sarà il mio M4. L'M4 non era anche una macchina della BMW super tirata? L'M4, sì, no? O l'M3 era? No, forse l'M3, vabbè, ci penserete poi quando prendete la patente. Allora, abbiamo questo discorso qua, sta a vedere. E stiamo ragionando con elettromeccanica, quindi siamo tornati ai vecchi impianti, perché se fossimo col PLC avremmo già la risposta in tasca, forse. E arriva schiava, ore 10:14, aspetta che me lo segno, dov'è? Registro presenze, schiava 10:14, ok. Dicevo, stiamo ragionando non col PLC, perché sennò semplificazione, saltami addosso, no? Quindi tradizionale, un impianto elettromeccanico. Allora, io ho bisogno di accendere tutta sta roba. Quindi vado a predisporre qui un pulsante, normalmente aperto, giusto? Faccio lo spazio. Ok, qui c'è il pulsantiello, qui c'è il simbolino. No! Oh, se vado troppo in fretta me lo fa storto. Io lo voglio far dritto, più o meno. Poi gli facciamo anche il simbolo del pulsante. Poi facciamo così, andiamo giù. Mi fermo, arrivo subito. Qua ci mettiamo l'auto ritenuta. Troppo lungo. Lì. E qui ci mettiamo questa cosa qua. Così è collegato bene. Questi puntini non mi piacciono, mi scappano. Adesso li cancello. Poi mettiamo ovviamente la sigla M1, questa è l'auto ritenuta. Ok. Lo so che non è una cosa perfetta, ma dopo poi lo aggiorniamo. Allora, attenzione. Anzi, scusa, manca una cosa. PM, pulsante di marcia. Ok, allora. Questo è un esercizio molto semplice, perché alla fine è molto semplice, ma che vuole allacciarsi ovviamente al discorso che facevamo ieri del relè. Allora, noi abbiamo visto che il relè lo usiamo per fare diverse cose. Qui lo vediamo usato l'RS per appunto fare il circuito di start macchina. Ieri l'abbiamo usato per, ieri e non solo ieri, ma ieri l'abbiamo rivisto per poter gestire un funzionamento manuale automatico e relative lampade. Era un motore ieri, un teleruttore. L'abbiamo usato anche per utilizzare in un modo un po' più complesso una fotocellula, nel senso che c'era una fotocellula che era dotata internamente di un contatto aperto o chiuso, perché era una sorta di deviatore quello che c'è dentro, non era, e sto parlando della fotocellula quelle che abbiamo a scuola. In quel momento però la situazione era diversa, complicata, nel senso che avevamo da utilizzare due contatti di quella fotocellula e allora abbiamo dovuto rimediare appunto con un relè. Bene, allora oggi dico, faccio un passo indietro come complessità di esercizio, perché deve essere chiara questa cosa. Allora, questo è proprio un impianto semplicissimo. Abbiamo quattro bobine, quattro motori da soli, indipendenti. Ok? Allora, l'esercizio consiste nel far partire tutti i motori nello stesso momento. Qual è il problema? Che noi di solito ne facciamo partire una alla volta, giusto? Cioè vogliamo far partire M1, spingiamo PM. Se io vado a ricopiare, anzi, aspetta che lo facciamo allora fatto bene. Lo facciamo fatto bene, questo è PM1. Allora, se io vado a copiare questa parte di impianto, la vado a mettere qui. Poi lo correggo, lo vado a mettere qui. Sì. Vabbè, dopo lo sistemo perché sono un po' troppo vicini. Lo sistemiamo più o meno così. Allora, questa la dobbiamo chiudere qui. Questo anche,
questo anche, vabbè, scusate se è storto, ma l'importante è che capiamo il concetto di quello che vogliamo fare. Questo deve andare qui sulla bobina, questo M3, questo M4. Allora, ovviamente, questo sarà, anche questo sarà, adesso vi dico che cosa, questo sarà PM2, questo sarà M2, questo sarà PM3 e questo sarà l'autoritenuta di M3, questo sarà PM4, no, 4 ho detto, e questo sarà M4. Bene, adesso siamo messi così, cioè di solito noi facevamo questa cosa qui, lasciamo perdere lo stop che lo mettiamo dopo. Allora, in questo impianto semplicissimo PM1 accende M1, PM2 2, PM3 3 e PM4 4. Allora, l'esercizio che vi viene chiesto è quello di fare accendere con un PM solo tutti i motori. Cioè noi vogliamo, non so che impianto possa essere, magari un impianto che fa appunto quattro cose contemporaneamente e quindi abbiamo bisogno che vengano accesi tutti insieme nello stesso momento con un pulsante solo, quindi non ha senso 1, 2, 3, 4. Quello andrebbe bene in altri ambiti. In questo caso dobbiamo farli partire tutti insieme, ma con un pulsante solo. Allora, come facciamo? Torno a dire, dobbiamo pensarla in chiave elettromeccanica, non PLC. Perché PLC io vado a cablare PM e poi ripeto la input tutte le volte che voglio nel ladder, giusto? Abbiamo detto 4, posso mettere anche 40, 400. Non è in quel caso lì, è nel caso elettromeccanico. Allora, io vi ho fatto il caso, dobbiamo noi trovare un sistema per eliminare praticamente queste cose qui, questi pulsanti, che adesso li sto eliminando, vedi? Perché non possiamo avere quattro pulsanti separati, dobbiamo avere un modo con un pulsante unico di accendere tutti, di alimentare tutte le bobine. Allora, adesso voi vi copiate questo schema qui, l'ultimo che ho fatto, dove sono arrivato adesso, che vi ho lasciato la predisposizione per, che è già un aiuto, perché mezzo impianto è già fatto, dovete solo fare due cose, diciamo, anzi in realtà una, però copiate questo schema e poi mi fate la soluzione, perché questo è, diciamo, quello che abbiamo fatto ieri in chiave molto molto più semplice. Molto più semplice, ve lo scrivo qui, guarda la consegna, così non ci sbagliamo. Aspetta che la ingrandisco un po' perché sennò non si legge. Allora, avviare i quattro motori, anche se sono bobine, con un pulsante unico. Forse l'ho fatta troppo grande, ma aspettiamo che la tiro un po' così. Ci sta, là che ci sta, guarda che bello. Eccolo, questa è la consegna. Allora, copiatevi questo schema e facciamo questo esercizio molto simpatico. Dai, mo. Potete mettere, fare tutto quello che volete, però ci deve essere solo un pulsante, che lo chiamiamo PM, così non sbagliamo. Anzi, anche questo qua ve lo scrivo, guarda, così proprio facciamo una cosa standard. Chi è che è entrato? Oh, la Martina. Ecco perché è piovuto ieri. Me la scrivo. 10.22. Dov'è? Qua. 10.20 DOS. PF con 20 DOS. Allora, lo schema è qua. Sorry. No, mi si è cancellato. Ma perché? Perché lo volevo spostare un po' più in alto, un po' più a sinistra, per cui poi aggiungere, ripeto, qui, PM, eccola, vai, copiate e fate, 5 minuti, poi proviamo, controlliamo, mi fate vedere e facciamo, vi do la soluzione, se qualcuno non ci riesce ve la do io, altrimenti me la dite voi, che poi il contrario, prima me la dite voi, se non ce l'avete ve la dico io, però dai, l'abbiamo fatto ieri praticamente, ieri era anche molto più difficile, su via. Vi metto anche un po' di musica così vi passate 5 minuti in allegria.
L'avete copiato almeno? Saltano più fuori. Avete copiato? Vi ringrazio per le risposte. Ah, beh, grazie. Meno uno. Bene, allora se hai copiato, procedi a fare la modifica. Cioè, la modifica, fa l'impianto, non è la modifica. Tutte queste qua 2D in certo ordine.
L'avete fatto? Avete finito? Un attimo, anche due, va bene. Importante che ci siete. Sentite che casotto che fanno. Allora, casinasti, casinisti. Quindi noi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 volte ancora. Vabbè, ce la faremo, dai, far tutto. Oh, che bello quando vedi i messaggi. Sta contando i soldi, Sam. No, sto contando le volte che dobbiamo farti i video. Andare alla fine di tutti i giorni. Andare al, cos'è, il 3 luglio? Contando i soldi. Allora, lo correggiamo? O ci siete ancora dietro? Mamma mia, ragazzi, dai. Quanta gol. Cioè. Abbassiamo qua. Melody Gardot. Allora, chi chiamo? Io partirei con cavallo. Cavallo, hai finito? Se mi dici di sì, ti tiro una noce, che potevi dirmelo prima. Vabbè, hai finito? Scherzo. Cosa mi dice mai? Sì, allora bene. Come faresti tu questa cosa? Puoi anche usare il mic, eh? Così facciamo prima, più comodo. Come faresti a fare questa modifica? Questa è una cosa più importante. Nel primo spazio ci metto il PM. Allora, tu dici, nel primo spazio già ce lo faccio, ci metto il PM. Ma dove sei? In sala giochi? Ok. No, in camera mia. Ah. Sta passando un capriccio strano. Metto un casino. Ok, questo è il PM allora, ci mettiamo anche PM. Troppo grande, fermi un attimo. 10. PM. Poi? Poi ci metto un contatto dell'N1 nel secondo. Certamente. Un contatto dell'M1 nel secondo. Questo è M1. Benissimo, poi? Contatto dell'M2 sopra l'M3. Esatto. E gli scriviamo M3. Poi un Poi un contatto di M3 sopra M4. contatto di M3 sopra M4. M3. Bene, io ho fatto volutamente un errore, però vorrei che lo correggesse qualcun altro quando l'ha individuato, diciamo, l'errore. Va bene, comunque funziona. Quello che tu mi hai detto andava bene, quello che io ho fatto invece no, ovviamente ho fatto un errore. Vediamo chi riesce a smascherare l'errore, è abbastanza semplice. M4 alla fine. Come? Il contatto di M4 alla fine. Beh, quella è l'autoritenuta.
In realtà potremmo dire che tutte le auto ritenute sono in più, perché c'è già, diciamo, quello che tiene su tutto, cioè è l'auto ritenuta di M1, anche tutte le altre auto ritenute sono in più, diciamo. Io le avevo messe perché, dopo vi spiego perché, quindi quello non è un errore. M4 anche lui. Ci sono due M3. Bravo, esatto, ci sono due M3. Allora, se io metto spegni il microfono, grazie, perché rimbomba. Questo M3 che io ho disegnato andava scritto con un altro simbolo. In questo modo, cosa succede? Che quando spingo PM partono M1 ed M2, ma non partono gli altri due, eh? Non riescono a partire. Esatto. Quindi io al posto di questo M3 devo mettere un M2. Questo diventa un M2, se vogliamo fare come dicevo al buon cavallo. Ok, in questo momento invece funziona, quindi spingo. Allora, fatto così, tutte le auto ritenute di M2, di M3, di M4 sono, diciamo, in più. Cioè, se l'impianto rimane fatto così, 10,35, aspetta che lo segno. Qua, 10,35. Se l'impianto rimane fatto così, sono inutili. Dico questo perché magari dopo in una modifica potrebbero invece dover servire. Ok, allora questo è un modo per fare questo tipo di impianto. Io però, Io ne ho fatto un altro. appunto, vorrei sapere se qualcuno l'ha fatto in un modo diverso. Come l'hai fatto tu? Attivo la telecamera, aspetta. Apri la telecamera. Io attivo la lente di ingrandimento perché le vedo veramente. Aspetta che avvicino lo smartphone. Posso ingrandirlo questo? Sì. Ok, vai giù. Prova un po' ad allargare, così vediamo tutto. No, era meglio prima che era la dritta. Prova un po' più indietro. Fa vedere. Vabbè, praticamente sì, l'hai tutti messo in parallelo. Sì, ok, va bene anche questo. Va bene, anche questo va bene. Ok. Non so se l'avete visto tutti, eh? L'avete visto voi quello che ha fatto Daniele? Perché io l'ho visto. Bastava cliccarci sopra e si poteva vedere. Non so se l'avete visto. Comunque ha fatto una cosa di questo tipo. Adesso non cancello perché voglio arrivare a un'altra soluzione del problema. Però praticamente lo faccio con un colore tipo l'arancione. Lui è andato a collegare. Praticamente ha fatto una cosa di questo tipo. Circa, andate a collegare. Escludete un attimo la parte sopra, quindi metteteci un dito davanti così non la vedete. Li ha collegati, diciamo così, in parallelo. Quindi lui con il PM alimenta la bobina 1 con la sua autoritenuta e tutte le bobine altre in parallelo. Quindi alla fine una cosa di questo tipo. Bene, io chiedo se ci sono altre possibilità di fare questa cosa. Magari anche più complesse, però no, vabbè. Qualcuno l'ha fatto in un altro modo più somigliante a quello che abbiamo fatto ieri, che poi io volevo arrivare lì. Però giustamente quello che avete fatto, che ho visto, sia di Cavallo che di Daniele, vanno bene queste cose per risolvere il problema citato. Ci sono altri modi per fare questa cosa? Allora ve lo dico io la soluzione. Vi Con creo un un. relè. Come? Con un relè. Sì, certamente, però prima di farlo vi faccio fare un'altra ragionata per conto vostro. Io adesso vado a cancellare il. Aspetta un attimo, vado a cancellare il motore 4. Lo cancello. Proprio cancello tutto. Ecco. E vado a complicare la cosa, in modo che a questo punto diventa un po' più complesso fare una soluzione più semplice che effettivamente funzionava prima, andava benissimo, andava, anzi, era il top. Perché nell'esempio di prima dei quattro motori, mettendoci un relè, in realtà io andavo a spendere dei soldi in più. Quindi sono buone le risposte che avete dato voi. Visto che dobbiamo sempre mettere anche il discorso economico dei lavori che facciamo. Cioè, a parità di risultato finale, dobbiamo fare quello che costa meno. Cioè, io devo fare una cosa, bene, posso farla spendendo 100, spendendo 250.
perché devo spendere 250? Spendo 100, questo è un esempio così numerico. In questo caso, mettendoci un relay, avremmo speso, non so, 30 euro in più, che vabbè, non è tantissimo, ma non è neanche poco. Cioè, era meglio niente, ecco, per fare la stessa cosa. Allora, dicevo, ci metto per dire, sta a vedere, una sirena, vediamo se riesco a farla con le figurine, non credo, non lo so, vabbè, la faccio allora a mano. Facciamo una sirena, guarda che bella sirena. Ok, poi la colleghiamo sotto e poi la colleghiamo qua sopra. Adesso direi che... Ah, però mi potreste fregare. No, vabbè, ve lo lascio lo stesso. Voglio fare in modo che con il PM avvio i tre motori. Metto qua alto 30, che è un 3. Ok, no, così. E glielo vado a mettere, aspetta che faccia così, sennò Daniele si arrabbia, o Giardino, non mi ricordo che me lo diceva sempre. I tre motori, ok, ma la sirena, ok. Per arrivare al dunque, vi la possibilità di usare un pulsante sdoppiato, perché sarebbe troppo facile, visto che voglio arrivare al dunque. Come facciamo a fare in modo che quando spingo PM si accendano i tre motori contemporaneamente e si spegne la sirena? Devo fare un sdoppiato. Ho detto che è vietato usare il pulsante sdoppiato. Devi fare in modo di non usare il pulsante sdoppiato. Non so perché, non li producono più. Sono fuori legge, non li fanno più. Mettiamoci in questa ipotesi. Come faccio a far accendere i tre motori e spegnere la sirena senza usare un pulsante sdoppiato? E mettere un contatto del interruttore. Contatti chiusi tra interruttori. Vacca, oh, mi fregate sempre. Avete ragione, giusto. Allora non vale, io dovrei fare un impianto più difficile. Facciamola così, vi guido verso la soluzione che vorrei. No, è vero, avete ragione. Io vado a mettere un contatto chiuso, ho già finito di dire tutto. Anzi, no, aspetta un attimo. Voglio spegnere la sirena solo quando spingo PM. Forse stavolta diventa un po' più difficile, senza usare uno sdoppiato. Un contatto chiuso, forse. Contatto chiuso di cosa? Dice un contatto chiuso, ma di che cosa? Ho detto che non si può usare, quindi bisogna trovare un'altra soluzione. Questo qua sembra quasi quell'impianto fatto l'anno scorso della sequenza dei motori. Sembra, vagamente. In realtà qui partono tutti insieme, là partivano uno alla volta, quindi spingo, partiva il primo, tiravo su, partiva il secondo, eccetera. Quindi quando spingo PM partono i motori, si spegne la sirena. Quando tiro via si torna a suonare la sirena. E i motori però rimangono accesi. Come facciamo? Vabbè, non dico niente. Pensateci 2 minuti. Pensateci.
Non risponde nessuno. Ragazzi, scusate, qual è il tema di ieri e di oggi? Di cosa stiamo parlando? Ieri, qual era il tema principale? E anche oggi? Dai, guarda qua cosa c'è. Qua c'è un relè. Uso il relè, esatto. Allora, se voglio risolvere questo problema che abbiamo visto che sarebbe risolvibile esattamente, anzi, ancora, lo dico, meglio, come avete detto voi, senza relè, perché così risparmiamo anche dei soldi. Come facciamo a risolverlo con un relè, questo? Come facciamo a risolverlo con un relè? Allora, innanzitutto, una cosa che può fare relè, che l'abbiamo detta ieri e lo torniamo a dire anche oggi, è che ci può servire per doppiare, triplicare, quadruplicare dei contatti, giusto? Allora, io intanto predispongo qui, faccio blu, sono blu, così vedo che è la modifica, cioè è la soluzione. Una bobina di un relè. Quindi ho fatto la bobina, lo facciamo diventare un relè a tutti gli effetti. È storto, fa lo stesso. E lo chiamiamo, troppo grande, 15, lo chiamiamo RPM. Ecco, è andato a scrivere sopra, è andato a scrivere sopra la bobina. Non mi piace, rifacciamo. Facciamo così, RPM. Il relè del pulsante PM, per quello l'ho chiamato così. Adesso lo prendiamo, lo mettiamo dentro la bobina, spettacolare. Ecco. Poi colleghiamo la parte sotto. Bene. Adesso cosa faccio? Adesso io vado ad alimentare. È praticamente la stessa cosa che abbiamo fatto ieri, con ieri e anche tante altre volte, con il selettore manuale automatico. Noi da un selettore, usando un relè, andiamo a triplicare, era ieri, triplicare il selettore direttamente, usando appunto un relè. Infatti vedi che sto parlando di selettore, sto disegnando un selettore, no, devo disegnare un pulsante questa volta, quindi prendo questo, gli facciamo il simbolo del pulsante, lo chiamiamo PM, ecco, in questo modo noi quando clicchiamo il PM, lo chiudiamo, abbiamo teoricamente praticamente quattro contatti che possono diventare anche 8, giusto? Allora, molto semplicemente vado a prendere un contatto aperto di RPM, lo vado a mettere qui, e poi Galscrave, RPM. Vado a prendere un altro contatto aperto del relè e lo vado a mettere lì, e qua ci metto RPM. Poi vado a metterlo anche, se riesco a prendere la linea, anche qui, sempre di RPM. Sto scrivendo bene, sì. E qui vado a mettere invece un bel contatto chiuso. Possibilmente dritto. Forse. Grazie. Chiuso. Sempre di RPM. RPM. Allora, questa cosa potevamo anche farla ibrida come l'avete fatta voi, quindi al posto di alcuni di questi contatti mettendoci anche i contatti ausiliari delle bobine. Però io posso anche dire, utilizzo tre bobine senza i contatti ausiliari, quindi solo la parte del teleruttore dei contatti di potenza, per intenderci, non so se visivamente mi seguite. Quindi evito di comprare proprio gli ausiliari che hanno comunque un costo, e costano abbastanza quelli, e compro un relè istantaneo, ok? E poi uso i suoi contatti. È fatto in quel modo qui, quindi io in questo modo ho quadruplicato un pulsante aperto che può diventare anche chiuso. In realtà potrei anche usarlo ancora, perché questa è quella situazione che vi spiegavo ieri, che ogni tanto capita, in cui ho tutti i contatti che sono collegati allo stesso comune. Vedete qua la parte nera, quindi quella a valle del contatto di RS, quella sotto la scritta che di quello che chiedevo prima, questa parte qua è praticamente, sembra quasi un collettore, cioè sono tutti collegati lì. Allora io potrei anche dire,
nel momento in cui devo andare proprio ad usarlo praticamente, mettendo i numeri, quindi guardo sempre il mio schema dei numeri, adesso arriva, forse, eccolo, posso andare a usare per esempio il comune 1284, quindi il 128 è un aperto, il 124 è un chiuso. Allora torno qui, io vado a usare qui il morsetto 12, che è un comune, che poi lo vedrò anche lì, anche se l'ho già cablato. Poi nella parte aperta uscirò con il... Aspetta, sono già dimenticato, anche io ho la memoria di un pesce rosso. Metto l'8 e invece nella parte chiusa metto il 4. Ecco, in quel modo qua sbatte la porta, grazie, c'è un po' d'aria. In questo modo io di due contatti ne ho poi usato uno solo, eh. Quindi in realtà ho ancora un contatto libero nel relè, se ho preso quello da 4. Dopo vedremo che ci sono anche quelli diversi. Quindi questo, diciamo, è quanto. È un altro sistema per poter duplicare i... Non altro, è un sistema per poter duplicare i contatti. Perché prima vi ho detto che col PLC non vale questo? Perché io potevo direttamente quadruplicare il PM da PLC. Vabbè, diciamo che vi ho fatto vedere di questo caso la scelta più complessa, ma per farvi appunto ragionare sull'idea dell'utilizzo del relè. E, ripeto l'ultima volta, va valutato anche il discorso prezzo, quindi prima eventualmente era meglio quello che avevate detto voi, cioè mettere un pulsante unico e poi usare i contatti ausiliari delle bobine del teleruttore. Diciamo che per risolvere al meglio questo impianto, adesso togliendo i divieti che ho imposto io per farvi complicare la vita, come potevamo risolvere questo problema? Lo potevamo risolvere in un'altra maniera. Aspetta che allarghiamo un po', un altro po'. Piano piano riuscirò ad allargare. Vabbè, faccia, fa, prema. Anzi, guarda, vado a mettere qua. Guarda, mi copio tutto e poi lo porto qua, così lo torno a fare. Adesso mi ingrandisco da questa parte. Com'era il modo migliore per risolvere questo problema senza proibizioni del piffero che vi ho dato? Questo lo tiro via. Questo lo tiro via. Questo lo tiro via. Questi numeri li tiro via. Questo lo tiro via, anche questo, anche questo. Questo diventava, aspetta, guarda, PM, fan premaxè. Questo diventava PM, che è quello che praticamente avete fatto voi prima. Questo è il PM, anche questo è il PM. Aspetta che lo vado a prendere. Questo diventa PM anche questo. Quindi questo viene usato un test doppiato. Ok. E tutti gli altri, come avevate detto voi prima, sono legati. Questo ad M1, questo ad M2. Basta. In realtà, questa parte qui può essere eliminata, cioè l'autoritenuta di M2 e anche l'autoritenuta di M3. Perché nel momento in cui io avvio PM, chiudo PM, arriva corrente la bobina di M1, questo va in autoritenuta, quindi lo tiene alimentato, questo contatto rimane chiuso perché è figlio sempre della sua bobina che è autoritenuta, l'M2 eccitato va a chiudere questo, che tiene comunque, è una catena, diciamo, una catena di autoritenute tenute su dall'autoritenuta principale di M1, cioè è questa che tiene su tutta la catena di operazioni. Quindi questo era il modo migliore. Io con un pulsante sdoppiato risolvevo il problema. Vedo che c'è un messaggio. Ce ne faccia altri? No, non te ne faccio altri. Perché volevo andare avanti. Magari alla fine li rifacciamo. Nel senso che queste cose a me piace molto farvele fare perché proprio si va a progettare l'impianto, a risolvere dei problemi, che è una cosa che vi potrà capitare se finite a fare questo mestiere tutti i giorni. Io la terrei per più avanti, vorrei andare avanti col programma, cioè guardare il discorso della tecnologia e il datasheet.
poi avremo da fare anche roba con i PLC. Eventualmente alla fine, se ci rimane del tempo, facciamo un altro po' di questi esercizi. Io comunque vi consiglio di farveli voi degli altri, quindi immaginate uno schema semplice o meno semplice, come ho fatto, come vi ho buttato giù adesso, e provate a fare questo tipo di cose. E comunque vi invito a riguardare i video. Lo so che sono lunghi di 2 ore, però se voi guardate alla fine ci sono molti tempi morti, perché quando vi dico copiate, stiamo lì 10 minuti a non far niente, cioè si può mandare avanti in quel senso lì il video. Quando facciamo l'appello all'inizio, alla fine, quindi in realtà non sono 2 ore pulite di spiegazione frontale, eccetera. Ci sono dei tempi in cui, quindi potete mandare avanti o andare a guardare gli esempi, tipo quello che abbiamo fatto ieri è più interessante di quello che abbiamo fatto oggi, perché abbiamo applicato il relè a una fotocellula, che poteva essere anche un fine corsa, ecco. Quindi no, li rifaremo, però adesso vorrei andare avanti, ma così se si rompe M1 non va nulla, giusto? Però andiamo poi a cambiare la M1. È vero quello che dici. Però era il modo, cioè alla fine ho detto per fare quello che chiede la consegna, cioè avviare 3 motori con un pulsante unico, PM, e spegnere la sirena solo quando spingo PM. Questo è il modo, diciamo, migliore, perché è quello più economico. Se dovesse rompersi la M1, in teoria posso rispondere dicendo, guarda, questo è un impianto in cui l'M1, non so, tiene stretto il pezzo, M2 lo vernicia da sopra e M3 lo vernicia da sotto. Quindi nel momento in cui non riesco a tenere stretto il pezzo, non posso verniciare, devo andare a sistemare il problema. Questo me la sono inventata adesso, tanto per dare un senso pratico a questo schema di comando. Giusta osservazione, però ho anche risposto. Allora, noi stiamo allora fermi qui e andiamo avanti con un po' di teoria. Allora, dov'è che ho la scheda? Qua. Questa è la scheda, magari la rimpicciolisco un po', se no non sbaglio niente. Allora, queste schede qua di tecnologia, queste invece ve le avevo date, quindi dovreste avere il cartaceo. Spero non nascondere l'armadietto, spero che l'abbiate a casa. Ma dovreste averle, direi di averle fatte all'inizio dell'anno, o l'anno scorso addirittura. Va? Boh, vabbè. Ad ogni modo, se non l'avete, ve la posso mandare. No, ve l'ho mandata io questa. Sapete quando? Quando abbiamo avviato il secondo Project Work, quello su gli impianti e la tecnologia. Vi ho detto, usatela per prendere spunto. Poi qualcuno l'ha usata, qualcuno no, non ricordo. Quindi almeno in PDF ce la dovreste avere per dargli una letta. Vabbè. Allora, parliamo di relè ausiliari. Abbiamo visto ieri e un po' oggi quello che si può fare, alcune cose, perché appunto potremmo farne altre, ma andiamo un po' avanti e vediamo, guardiamoli diciamo dal punto di vista teorico, un po' di descrizione, ecco. Allora, ve lo leggo. Allora, un relè in impianti di automazione industriale è un dispositivo molto simile ad un teleruttore, dove, a differenza di quest'ultimo, mancano i contatti di potenza. Viene appunto impiegato nel circuito di comando in soccorso ad eventuali esigenze logiche di impianto. Questo è in impianti industriali. Però si possono utilizzare questo tipo di relè, questi, si chiamano Minion, quelli che usiamo anche noi, anche in ambito civile. Perché? Adesso voi non l'avete fatto probabilmente in civile, però ve lo spiego al volo. Nell'impianto del citofono, allora l'impianto del citofono sapete cos'è? Cioè c'è il campanello, uno suona, tiro sulla cornetta, rispondo e posso aprire magari l'elettroserratura giù nel portone principale. Allora voi dovete sapere, se non l'avete mai fatto, che il circuito del citofono è fatto a bassa tensione. Quindi è alimentato con un trasformatore. Se è in continua con un alimentatore, se è in alternato con un trasformatore. Quindi praticamente è una sorta di circuito di comando, perché comunque non ha bisogno di fare delle particolari cose. E poi c'è particolari, diciamo, lavori. Trasmette informazioni o un impulso. E c'è un'altra cosa da dire. Dov'è che viene montato il citofono di solito? Parlo della parte esterna.
Dov'è appunto? Ho già risposto. Dov'è che viene montato il citofono? Prima della porta. Esatto. Allora, prima della porta siamo fuori, cioè in strada praticamente. Ora, di solito c'è sempre una tettoia, un balcone che lo protegge, però siamo nella parte esterna, quindi siamo sollecitati a forti umidità, perché comunque quando c'è la nebbia o anche d'estate si sente meno, perché c'è sempre umidità, ma è diverso, ma d'inverno c'è l'umidità, potrebbe far condensa, quindi abbiamo pericolo, tra virgolette, di bagnare le parti in tensione, oppure addirittura, tipo ieri che ne è venuta una gamba di acqua, se dovesse delle volte piovere con quel vento che può venire, proprio tipo tropicale, delle volte piove anche per traverso, non è che l'acqua perfettamente dall'alto scende in basso, delle volte dal basso sale anche in alto, come in... cioè, col vento, diciamo, l'acqua è trasportata, quindi piove anche di traverso, piove dal basso all'alto, eccetera. Quindi il citofono è una parte abbastanza, come dire, sollecitata agli agenti atmosferici, quindi è una zona un po' pericolosa. Ecco perché viene usata la bassissima temperatura, perché se metti il caso che uno va a suonare il campanello, hai la 230 e c'è un corto, c'è qualcosa, c'è del bagnato, che lo ciappa la scossa, ok? Poi voglio aprire una parentesi su questo. La parentesi è questa. Adesso io non so se sia un valore, l'ho sentito un po' di anni fa, un valore scientificamente, però potrebbe anche starci. Tanto il discorso è questo, che in tutta l'Europa, pensate a tutte le case che hanno montato un citofono, praticamente tutte, adesso non tutte perché qualcuno non ce l'ha ancora, c'è solo la campana come era nel 1700 o non so. Oppure fa un urlo, però ce l'abbiamo praticamente tutti, è un campanello o un citofono, o addirittura anche il videocitofono, quello con la telecamera, vabbè. Era stato fatto questa affermazione, appunto, che in tutta l'Europa serve una centrale nucleare, una, solo per tenere alimentati questi campanelli, che in realtà quanto funzionano? Cioè, quant'è il tempo effettivo reale di funzionamento di un campanello, di un citofono in un giorno, per dire. Allora, pensiamo a quante volte vi suona qualcuno e quant'è la lunghezza media della conversazione che avete al citofono. Diciamo un minuto al giorno, adesso, a meno che non arriva l'amorosa, vi mettete a chiacchierare in casa, uno in casa, l'altro giù, ma è una cosa che non succede. Di solito le conversazioni sono: ciao, c'è Gigi. No, e la cremeria? No, c'è Gigi? No, allora va bene, torno dopo. Oppure c'è Gigi? Sì, allora vieni su, no, vieni giù. Comunque, nel giro, nell'arco di una giornata, forse un minuto di conversazione, ma mi sembra anche tanto, l'avete. Allora, tenere alimentati questi trasformatori, tutti, sempre, e per tenerli alimentati senza praticamente lavorare, serve una centrale nucleare, è uno spreco. Infatti, probabilmente sarebbe meglio creare dei sistemi più IP, diciamo, sapete cos'è l'IP? Quindi renderli ancora più IP, quindi proprio stagni del tutto e alimentarli a 230 volt. In quel modo non devo alimentare un trasformatore che consuma, perché abbiamo detto che il trasformatore funziona a effetto induzione, e un po' si scalda e quello scaldarsi è la nostra energia che viene, diciamo, buttata via, viene mandata via, ok? Quindi solo così per fare una considerazione energetica, non smettiamo mai di fare anche le considerazioni energetiche. Vabbè, chiuso parentesi. Vabbè, torniamo al relè. Si tratta quindi di un dispositivo dotato di una bobina, importante questo, nel nostro caso funzionante a 24 volte corrente alternata. Nostro caso intendo a scuola. Però se domani andate a lavorare da uno che monta i 12 volt in corrente continua, nel vostro caso sarà diverso che a scuola. Quindi dopo vediamo quanti modelli ci sono, appunto, guardando le schede. Io Dimmi. ho il mio videocitofono, no? Che funziona tutto, c'è la videocamera, c'è il suono, funziona tutto, solo che quando clicco il pulsante per aprire il cancello non va. Però da fuori sente tipo il disc, tipo relà. Perché non Allora, apri il cancello? se da fuori senti il rumore, vuol dire che probabilmente è rotta l'elettroserratura. Perché
perché se senti il rumore di click vuol dire che arriva a corrente comunque lì, e se non apre c'è qualcosa, forse proprio l'elettroserratura, forse quello. No, non può essere il tipo il trasformatore. Ma se il trasformatore è rotto tu non senti niente, non senti il click, cioè non va niente, non va. Sì. Cioè quando non va il trasformatore viene proprio tolta corrente a tutto il sistema e non va niente. Cioè, tu comunque potresti andare là con un tester e hai due fili, se c'hai un tester vedi, sì, quando clicchi se arriva qualcosa. Se arriva è rotto il dispositivo, se non arriva allora forse è rotto qualcosa a monte, quindi il trasformatore oppure anche il pulsante. Però se tu senti il click, secondo me qualcosa si muove. Quindi bisogna vedere quello. Prego. No, e mi ero appunto dimenticato poi di questa cosa, cioè perché tutto sto casino per dire che negli impianti civili si usano questi relè quando nel citofono io appunto, come il caso forse di Daniele, devo alimentare una bobina di un'elettroserratura, magari a 230 volt. Allora, io ho un sistema, cioè il citofono, in cui ho il pulsantino, che però è alimentato a 24 volt, 12 volt, dipende quella ditta lì che trasformatore ti dà. Ma devo andare ad alimentare un carico a 230 volt. E come faccio? Semplice. Io prendo, adesso proprio mi serve qui quello dei numeri, prendo un relè funzionante a 12 volt, a 24 volt, quello che hai nel tuo citofono, e vado a collegare il pulsante, come quello che diceva lui, aperto del citofono in casa, alla bobina del relè. E io, per esempio, sul contatto 5-9 vado a collegare a 230 volt la mia elettroserratura, se va a 230 volt. Quindi posso anche usarlo per tenere separati due circuiti a tensioni diverse. E questa cosa l'ho vista fare in impianti civili, perché comunque ci ho lavorato e lo facciamo fare, proprio questa cosa che vi ho spiegato. Si montava un relè istantaneo, quindi quelli che usiamo noi, in questa maniera. Ovviamente poi dovrò comprare il relè della bobina giusta, dell'alimentazione giusta per la tensione che utilizzo. Quindi sarà poi uno dei parametri importanti, fondamentali, quando vado a comprare un relè. Da non confondere con il relè di civile. Il relè interruttore, come si chiamava quell'altro? Si chiamava... Commutatore. Commutatore, grazie. Oppure i relè temporizzati delle scale. Quindi sono tutti relè, ve l'ho detto, cioè di relè ce ne sono, non so quanti, 1000 per 10 all'ottava, cioè ce ne sono tantissimi, perché ci sono tante case produttrici che ne fanno e di tantissimi tipi. Addirittura ci sono delle marche che fanno solo relè, per dire. Quindi io qui ho quello dell'Omron, adesso si vede. L'Omron sapete che fa anche elettronica, fa i PLC, fa un sacco di roba e fa anche i relè. Per dire, dopo vedremo nei datasheet una ditta che fa solo relè, quindi è specializzata a fare solo relè. Immaginate quanti deve farne, quanti come numero, ma anche come tipologia, come modelli diversi per poter vendere. In Italia sono comunque aziende che vendono e stanno su. Quindi in impianti civili si può usare anche per quello, per tenere separato, oppure questo vabbè non ve l'ho spiegato, però nell'uso del PLC noi abbiamo comunque nelle uscite abbiamo un massimo di corrente. Aspetta, come posso fare? Dovrei aprire lo schema, aspetta che ve lo apro. Lo schema del collegamento del cablaggio del PLC che abbiamo fatto già 1000 volte. Aspetta che lo vado a pescare. Esercizi su impianti. Era questo qua. Vediamo se ce l'ho già più comodo su un'immagine. Forse ce l'avevo. Avevo schema, collegamento PLC. Esatto, guarda. Ce l'ho anche senza aprire l'AutoCAD che ci mette un'ora. Vediamo se mi apre questo. Allora, qui noi abbiamo le uscite. Allora, sta cosa non ve l'ho detta, però viene adesso a fagiolo, che parliamo proprio del relè. Allora, noi qui abbiamo attaccato tutti questi componenti, attaccati al PLC. Attenzione però, cioè, questi componenti, queste bobine hanno un assorbimento. Se il PLC o anche il relè, perché parliamo più o meno della stessa cosa,
hanno degli assorbimenti di corrente eccessivi, ci posso mettere in mezzo un relè per fare questa cosa. Ok? Cioè, se io col PLC CPM2 ci attacco le bobine dei telerotori, va bene, perché la bobina ha un assorbimento limitato. Se devo attaccarci la resistenza del forno, del panettiere, che assorbe 15 kW, non posso collegarlo direttamente. Ho da stare attento, devo guardare queste cose. Allora, io questa cosa perché non l'ho fatta? Perché come datasheet abbiamo fatto i componenti principali, cioè i pulsanti, adesso facciamo i relè, eccetera. Ma nel momento in cui andate a installare un PLC, e prima di installarlo lo dovete scegliere, dovete controllare anche questa cosa. Cioè, dentro ai contatti delle uscite, nelle uscite c'è un contatto, vi ricordate quel simbolo che avevo fatto? È proprio un contatto aperto che quando il programma dice fai partire la bobina 1, lui chiude. Allora, è un interruttore quello praticamente, e può supportare al massimo X ampere. Allora, nel momento in cui io devo andare a fare questa cosa, devo stare attento alla corrente assorbita. Già qui noi abbiamo messo dei teleruttori che poi useremo, per esempio, per alimentare dei motori che assorbono più ampere. Quindi abbiamo diciamo, collegato indirettamente il motore, poi anche per una ragione di trifase. Qui noi non abbiamo abbiamo un solo contatto, non potevamo collegare un motore trifase qui. Però invece, mettiamo l'idea che invece che un motore trifase volevamo collegare appunto un forno, una resistenza del forno anche di casa. Forno di casa consuma, dipende, 1000, 1500, 2000 watt. Allora andiamo a vedere la corrente e una volta capito quanto assorbe, quanti ampere di corrente assorbe il forno, devo vedere se il PLC me lo supporta come ampere oppure no. Ok? Per quello che non ve l'ho spiegato, perché dovremmo parlare di tutti i componenti. Tempo non ne abbiamo. Però ricordatevi che ogni volta che si sceglie un componente elettrico, o elettrico-elettronico ancora peggio, sono ancora più sensibili, dovete andare a guardare nel datasheet, cioè nelle istruzioni, nelle informazioni tecniche, anche questo dato, cioè quello che andrà ad alimentare quanto al massimo può supportare sia di ampere ma anche di volt, ok? Perché poi vanno insieme, come i carabinieri, vanno insieme quei due lì. Se io vado a collegare nelle uscite troppa tensione, lo potrebbe rompere, ma anche troppa corrente nel PLC. Vabbè, torniamo al nostro relè. Dimmi. Per il videocitofono. Se invece funziona il pulsantino che si apre il cancello, ma non si vede la videocamera e non suona il pulsante della sirena. Lì bisogna, guarda, bisognerebbe avere lo schema di quel tipo di videocitofono, perché quelli un po' più vecchi erano abbastanza complessi, cioè c'erano Non ho capito. Questo è vecchio come videocitofono. Allora probabilmente lì ci saranno diversi collegamenti, diversi vuol dire tanti. Infatti, quando mi dicevano, ma vado a far civile che è più semplice, sì, quando fai l'interruzione è più semplice, quando poi vai a montare i citofoni ti voglio poi vedere. E siamo alla stessa complicatezza di fare industriale. Vabbè, quindi bisognerebbe recuperare lo schema, magari tu trovi il modello esatto, se non hai lo schema, guardi il modello, vai a guardare su internet, che hanno in archivio anche le vecchie schede tecniche, le aziende che producono, e te lo scarichi. Poi da lì vai a vedere tutto, perché sono tutti diversi, cioè sono tutti, funzionano uguale, cioè per l'utente è uguale, io vedo, chiamo, spingo, apro il cancello, apro il portone, eccetera, ma dentro sono diversi. Invece quelli nuovi lavorano praticamente in domotica, hanno solo un doppino, te attacchi due fili, e dopo tutto un discorso di programmazione. Quindi, però se tu ce l'hai vecchiotto, probabilmente c'hai diversi collegamenti, e lì bisogna andare a vedere come erano a fare i collegamenti e quale può essere il problema, quindi quello che non funziona più, e il perché dopo va poi ragionato. Magari è andato qualcosa che non era intercambiabile perché non fa più il pezzo di ricambio, devi cambiare tutto il citofono, oppure te lo tieni così com'è e te lo fai andare bene per un altro po'. Lì dipende da caso a caso, però bisogna andare a vedere lo schema proprio del tuo, cioè la marca e il modello che è installato a casa tua, se è quello di casa tua, ok? Sì, era una domanda per capire un po'. Sì, bisogna andare a guardare lo schema. Grazie.
È per quello che lo schema, vi dicevo, è il libretto deve essere sempre mantenuto con gli impianti, sia che parliamo di un citofono che parliamo di una macchina. Infatti la legge dice che se tu non hai più, perdi le istruzioni tecniche di quella macchina, non è più marcato CE, ve l'avevo già detto questa cosa. Lo puoi tenere lì dalla macchina, lo puoi tenere in ufficio, nel cassetto, nell'archivio, dove ti pare, ma lo devi avere. Perché nel momento in cui c'è da fare manutenzione, c'è da fare, o anche da vendere quella macchina, posso anche vendere, è una macchina troppo piccola, non mi va più bene, ne compro una più grande, aspettiamo che la metto su eBay. Bene. Il marchio CE è valido solo se abbiamo a disposizione il datasheet. Se l'abbiamo perso, e come vi dicevo prima, magari è ancora disponibile dalla casa costruttrice sul sito, oppure me lo faccio mandare, allora va bene. Ma se l'ho perso e non c'è più, quella macchina non è più marcata CE, anche se magari è nuova di pacca. Se è nuova di pacca è difficile che lo perdiamo, ed è difficile che se lo perdiamo non riusciamo più a recuperare il libretto di istruzioni, perché sono tutte adesso scaricabili. Adesso io lavoro con le caldaie, sono andate nel sito delle varie caldaie, l'Immergas, eccetera, ci sono tutti i dati che uno vuole, scaricabili. Alcuni magari solo per i tecnici, non per gli utenti, perché non se ne fa niente dei rendimenti, quelle cose lì, però è tutto disponibile, anche di roba vecchia, roba di 20 anni fa anche. Va bene. Allora, ok. Il cablaggio avviene su un apposito supporto chiamato zoccolo, che viene posizionato sulla barra DIN, detta anche barra omega. Per procedere al giusto cablaggio deve essere fatta prima di quest'ultimo la giusta scelta dei numeri, giusto? Che corrispondono ai morsetti, nota di testo, in base alle esigenze di impianto. Contatti normalmente aperti, contatti normalmente chiusi. Vedi schema lato. Qual è questo? Questo qui l'anno scorso me l'avevo dato e qualcuno anche quest'anno perché li aveva persi, ma è quello che serve per poter appunto dare, mettere i numeri all'impianto. Cosa che vi ho sempre detto è la parte più importante del fare l'impianto. Perché se sbaglio a mettere il numero, sbaglio l'impianto. Se ho messo i numeri giusti, posso anche permettermi di, non dico essere distratto, ma essere meno attento mentre lavoro. Perché se io leggo 5, vado a mettere nel 5, bene, ma se io ho messo il numero sbagliato, sbaglio proprio l'impianto. Ok. A seconda del modello del relè, sono presenti nel relè doppia ripetizione 4 deviatori, ovvero 8 contatti teorici. In realtà la maggioranza delle volte sono utilizzabili solo 4 contatti NC o NO. Poi anche lì dipende dal caso, quello che vi ho spiegato ieri e anche stamattina, prima. Allora, la bobina di alimentazione, parte fondamentale del relè, deve essere collegata ai numeri 13 e 14, che nel telerotore chiamavamo A1 e A2, cioè quelli della bobina praticamente. Qua però devo un po' allargare. Per la scelta dei numeri dei contatti va individuato prima il numero comune del deviatore 9, 10, 11 e 12, che è indispensabile usare, ed abbinarlo con il rispettivo aperto. Quindi il 9 col 5, il 10 col 6, l'11 col 7, il 12 col 8, o col rispettivo chiuso. 9, 1, 10, 2, 11, 3, 12, 4. Si possono anche imparare a memoria. Però non ve lo consiglio perché vi dovete abituare a usare sempre le schede, perché noi usiamo questi che sono standardizzati, però nel momento in cui usate un altro relè, non memorizzate. Infatti, che differenza c'era tra il relè istantaneo e quello temporizzato? C'era una differenza colossale. Allora, i relè istantanei avevano 4 contatti, giusto? Quindi avevano 4 comuni, che sono 9, 10, 11 e 12. I relè temporizzati, io parlo di quelli che abbiamo in laboratorio, avevano solo 2 contatti, non so se vi ricordate. Avevano il 9 e il 12. Qual è il problema? Il problema è che anche i temporizzati potevano essere montati, installati su questo zoccolo. Vediamo se si vede. Quindi qui potevamo usare i relè istantanei 9, 10, 11, 12 e i relè temporizzati 9, 12. Allora, delle volte c'era da fare delle modifiche, c'era da mettere i numeri e non usavate i giusti schemi con i numeri, qualcuno usava il 10-2 tranquillamente per un temporizzato e l'impianto non funzionava. Ma ho messo i numeri bene, ma li ho cablati bene, bla 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 bla, e io non ve lo dicevo. Poi alla fine non ve lo dicevo, dopo il numero 2, ascolta, ma hai usato la scheda che ti ho dato? Chiedevo, quella dei temporizzati? Sì, questa. E mi facevate vedere puntualmente questa. Dico, bene, aspetta che arriva.
qua arriva prima la voce che il video. Vedevo questa e detto, bene, questa qui è per i temporizzati? No, questa era per i relè istantanei. Nei temporizzati il 10 e l'11 non lo vedevate, non c'era. E allora andare a mettere dei numeri che qui possono essere cablati sicuramente, perché ci sono le viti, ma non c'erano i, come chiamare, i, le parti che entravano nello zoccolo proprio per fare il lavoro reale. Quindi i contatti aperti e chiusi e anche la bobina c'è perché era sempre 13 e 14. Però se qui guardate, aspetta che lo ingrandisco ancora, e ancora, vedete, questa qua è una fila di contatti, la prima, poi c'è la seconda, quindi c'è il comune, l'aperto e il chiuso, la terza, comune, aperto e chiuso, e l'ultima, e sono questi quattro in tutto, e questo sono i 13 e 14 della bobina. Io parlo dei pistolotti che vanno a finire dentro lo zoccolo, che se si rompono dopo non possiamo più usare il temporizzato o il relè. Allora, qui ci sono quattro predisposizioni, ma se uso l'uno, scusate, il 9 e il 12, non se li inventa lui, il 10 e l'11. Ok? Va bene. Quindi quell'errore lì è stato fatto diverse volte, però è sempre un discorso di attenzione. Perché? Perché ho imparato i numeri a memoria, sì, quelli del relè istantaneo, che sono simili a quello temporizzato. Perché 9-5-1, 12-8-4 ci sono per entrambi. Bisogna stare attenti. E bisogna comunque guardare sempre la fonte, lo schema, per non sbagliarsi. Ok, qua. Andiamo avanti. Allora, ad esempio, un contatto aperto può essere realizzato usando la coppia di numeri 9-5, 10-6, 11-7, 12-8, o un contatto chiuso invece può essere realizzato con la coppia 9-1, 10-2, 11-3, 12-4. Importante sottolineare che i comuni li troviamo in entrambi gli abbinamenti. Importante, infatti non si chiamerebbe comune. E infatti prima c'era anche scritto, andava detto che il comune va sempre usato, altrimenti non è un contatto aperto o chiuso. Durante la fase di scelta delle coppie di numeri, ricordiamo di utilizzarli una sola volta. Ok, unico caso in cui possiamo usare tutti i numeri disponibili è come quello nell'esempio a sinistra, adesso ve lo faccio vedere. Il relè ha due contatti, uno aperto e uno chiuso, che hanno origine dallo stesso punto comune. Come si vede, è stato utilizzato per entrambi i contatti il comune 9. In pratica tale collegamento è fatto una volta sola, cioè quello sul 9, mentre le rispettive uscite del contatto vanno a destinazione assegnata. Il 5NO va alla LMAN e l'1 e il numero 1 va alla LOUT. Guardiamo un attimo l'esempio, che poi è uguale a quello che vi ho fatto prima. Adesso arriva. Ok, allora abbiamo un selettore che va ad alimentare il relè per fare un manuale automatico. Abbiamo le due lampade, sotto, scusa, e un contatto aperto e un contatto chiuso. Allora, cosa abbiamo fatto? Ve l'ingrandisco così si vede meglio. No, così si vede troppo meglio, 280. Ecco, adesso si vede. Allora abbiamo il contatto aperto collegato con il 9.5 e va alla lampada, il contatto chiuso collegato col 9.1. Quindi in realtà noi abbiamo cablato una volta sola il 9 e usato in uscita sull'aperto il collegamento alla lampada manuale, in uscita al chiuso la lampada automatico. In questo caso del relè noi abbiamo usato un contatto solo, cioè un comune solo, quindi un contatto solo. Ne abbiamo a disposizione altri 3 per fare eventualmente il discorso sulle auto ritenute di 1, 2, 3 motori, 3 teleruttori. Ok? Ahi, c'è appena botta. Allora, in figura lato possiamo vedere schematicamente lo zoccolo su cui effettuare il cablaggio. Allora, questo è un disegno tratto appunto dal datasheet in cui ci sono, si vedono diciamo i morsetti, ma si vedono più che altro le quote. Quindi io qui vedo le dimensioni di questo zoccolo. Perché? Perché se sto organizzando un quadro elettrico posso anche aver bisogno di gestire gli spazi in fase progettuale. Quindi, che cos'è? Quanto è grande questo zoccolo? Lo vedo appunto dalle quote. Adesso qui non c'è scritto niente, giusto? Ovviamente parliamo di millimetri. 72 millimetri sono 7,2 centimetri, che per la cronaca sono la grandezza di uno zoccolo. Io posso anche prenderne uno di quelli che ho preso e misurarlo per conferma. Ne ho presi gli zoccoli, ne ho presi. Dove ho messo? Ah, qua. Quindi non so di che marca sia quello
di cui stiamo parlando, però questo qui dell'Omron è lungo, no, è lungo un po' meno questo, è un 6 cm e mezzo. Sì, questo qui della foto, del disegno, dello schema invece è un po' più grosso. La larghezza è di 29,5 mm, sì, qua più o meno siamo lì, siamo 29, sì, siamo lì. Vedete che è un'altra marca quella che ho messo. Però anche il discorso quotato ci può servire. E qui in fondo invece abbiamo i numeri come sono collegati, cioè questo magari lo possiamo anche trovare sopra proprio ad alcuni relè. Vedete, qua ci sono i vari forellini dove entrano gli elettrodi del relè e vado a vedere quali sono praticamente. Ok, relè temporizzati. Allora, facciamo una cosa. Io vado a bere un goccio d'acqua. C'è la situazione azzerata. Facciamo una pausotta di 5 minuti, poi dopo riprendiamo con i datasheet. Lo preparo già qua. Lo preparo già e vado a bere un goccio d'acqua, poi dopo riprendiamo. Così andiamo avanti. Ok? Abbatto però la cosa. Metto proprio tutto in pausa. Ok. 11:26, 11:31. A dopo.
Ci siete? Ci siete? Ci siamo? Allora, andiamo avanti. Allora, parliamo di relè istantaneo, quindi soccorritore. Questa volta entriamo proprio nel pratico, quindi guardiamo le schede delle ditte, come abbiamo fatto per pulsanti, interruttori, alimentatori, trasformatori, eccetera. Allora, arriviamo subito alla parte che ci interessa. La ingrandisco bene così ve la segnate. Allora, la scelta di un relay istantaneo deve tener conto delle seguenti grandezze. Vedete che è molto più semplice rispetto al trasformatore, al trasformatore, calcoli, eccetera, e al teleruttore. Almeno quelle che interessano a noi. Allora, la tensione di alimentazione della bobina, nel nostro caso, sempre riferito a scuola, è pari a 24 volt in corrente alternata. Poi, due, la tensione e corrente massima impiegabili nei contatti del relè. Ricordatevi che il contatto di un relè è come un pulsante. Quando abbiamo fatto i pulsanti all'inizio, da quali parametri dovevamo dipendere le nostre scelte? Dalla tensione massima e dalla corrente massima. Infatti abbiamo fatto i calcoli degli ampere, diciamo, che venivano, diciamo, che andavano ad alimentare i dispositivi, diciamo, collegati a questo, al pulsante. Qui stessa cosa. Noi con il contatto del relè andiamo ad alimentare delle cose, dovremmo sapere quant'è la tensione, la sappiamo che è quella, diciamo, del circuito di comando, ma fare i calcoli oppure sapere la corrente che passa per quei contatti, perché se superiamo questi valori il relè si rompe e non deve rompersi, ok? Generalmente se la corrente che passa nei contatti del relè è troppo alta, si passa al fratello maggiore, che è il teleruttore, ok? Poi vabbè, ovviamente il numero dei contatti del relè, perché vediamo adesso negli schemi, vedremo che abbiamo diversi tipi di relè. Noi a scuola abbiamo solo quelli da 4, ma se devo fare una macchina in cui serve un relè e servono solo due contatti, perché comprarne uno da 4? Ora, se il prezzo è lo stesso, non cambia niente, però essendoci, diciamo, più tecnologia in quello da 4 contatti, costa di più. A meno che poi non c'è l'offerta di lancio che ogni tanto fanno, già spiegato questa cosa. Allora, ogni relè deve essere abbinato al suo rispettivo zoccolo, che cambia al variare del numero dei contatti presenti sul relè stesso. Allora, vediamo un po' il primo. Il primo datasheet, che è quello della Schneider. Ok, abbiamo due tipi di relè. Noi quello che utilizziamo di solito è questo qui a destra. Vedete, lo zoccolo è un po' diverso. Aspetta che lo ingrandisco, così ve lo faccio vedere. Ancora. Ce la farò, spostarlo. Ecco. È un po' diverso. Però in realtà quello che poi interessa è la parte dove vanno i piedini a infilarsi, quella che ci interessa. Quindi io penso che ne abbiamo anche noi uno di questi o due a scuola. A seconda. Però vedete, questo qua per esempio è uno zoccolo da due contatti, quindi quello da 4 non ci può finire sopra. Aspetta che ingrandisco ancora, vedete che ci sono 2, 4, 6 viti da una parte e dall'altra. Allora, questi due in basso sono i morsetti della bobina, questo sarà il 5 legato al 9, scusate, il 9 legato al 5 legato all'1, quindi aperto o chiuso, e qui c'è il 12, eccetera. E qui uguale, è un relè più piccolo che non usiamo noi, però è sempre un relè che si può usare, è più stretto e c'ha sempre due contatti, anche questo, vedete? Sempre 2, 4, 6 viti e due sotto. Ok. Allora, quindi questa comunque è un'immagine così, di un'immagine per avere un'idea, anche perché poi adesso guardiamo la scheda e noteremo che ci sono anche da contatti. Allora, troppo grande, un po' più piccola. Allora, quali sono i dati che ci interessano? Aspetta un attimo, ragazzi, facciamo un salto indietro. Questi qua ve li dovete scrivere.
dovete averli sotto, che dopo facciamo anche degli esercizi, dopo domani. Ci sta? Non ci sta? Facciamo più piccolo. 280, ancora grande, facciamo 250. Ecco, allora, segnatevi questi tre punti, scriveteli da qualche parte, tanto avete sempre lì a disposizione, vero, da scrivere. Questi qua ve li scrivete perché poi sono i dati che dovremmo avere in tutti gli esercizi e che dopo comunque ci serviranno appunto per leggere le schede dei relè. Quindi alimentazione della bobina, tensione, quindi tensione dei contatti, corrente dei contatti e numero dei contatti. Scriveteli bene che dobbiamo averli sotto quando facciamo gli esercizi di questi, perché dovremmo andare appunto a cercarli, dovremmo andare a cercare questi dati nelle schede, nei datasheet. Scriveteveli. Un minuto per scriverli. Ciao. Ciao, Volpe. Li avete scritti? Li avete scritti? Grazie, allora andiamo avanti. Parla lui per tutti. Allora, bene. Dicevo, allargo un po', spero che si legga. È un po' piccolo, no? È un po' piccolo, non vedete mica bene. Vabbè, mi sposterò un po', vediamo se così è ancora piccolo. Allora, guardiamo un attimo, un po' più grande adesso. 300. Allora abbiamo la corrente che passa nei contatti, questa corrente termica, diciamo, sono gli ampere che passano nei contatti. Vedete qua? Mi sposto un po'. Prima riga, 8, 12 ampere, 16 ampere, poi qui l'altro relè, 12, 10, 6, 3. Poi abbiamo sotto, invece, torno qua così leggiamo il menu, diciamo, la descrizione, il numero dei contatti. Quindi abbiamo, qui siamo dentro il rettangolo rosso, 2NCNO, questo qua piccolo per esempio, 1NCNO, addirittura che abbiamo solo un contatto. Qui un altro NCNO, 1. Poi ci spostiamo invece in quelli mignon, 2NCNO, 3NCNO, 4NCNO, 4NCNO. Allora, vi faccio notare questa cosa. La corrente che abbiamo è inversamente proporzionale al numero dei contatti. Cosa vuol dire? Che meno contatti ci sono, più possono reggere degli ampere. Maggiore il numero di contatti, quindi si fanno più piccoli questi contatti e cala la corrente che può trasportare. Ok, e un'altra cosa vi faccio notare, questa cosa qua, guardiamola qui in fondo. Allora, noi qui in fondo abbiamo due relè con quattro contatti ciascuno, aperti o chiusi, però vedete che cambia il valore degli ampere? Quindi in quello primo qui a sinistra dei due, ci portano ciascuno massimo 6 ampere, invece l'altro 3 ampere. Vi faccio una domanda, secondo voi da cosa cambia questa cosa? Sono due relè a quattro contatti. Perché cambia la corrente massima? Vediamo chi vuol provare a rispondere.
Potrebbe ripetere un momento la domanda? Sì. Allora, noi abbiamo, aspetta che lo ingrandisco ancora, abbiamo, io sto parlando degli ultimi due, quelli che adesso vedi qua a destra, sono due relè che hanno quattro contatti ciascuno, questo ha 4 NCNO e l'altro 4 NCNO, però il primo qui a sinistra mi porta al massimo 6 ampere, il secondo me ne porta 3, quindi la metà. Ecco, ma vorrei sapere se avete un'idea da cosa può essere causata questa differenza. La sigla sotto, cioè le lettere che ci sono sotto, possono voler dire qualcosa di importante? Sì, possono voler dire qualcosa. Quello è un indizio importante per la domanda che vi ho fatto. Allora può essere dipendentemente da quello. Che cos'è quello però? Può un attimo allargare l'immagine che così potrei capire meglio. Farla leggere meglio o fare vedere meglio tutto nel completo? Far vedere tutto nel completo, magari. Allargare, fare questo. Così dici? Sì, un po' di più, perché così capisco cosa vuol significare quella scritta, forse. Non te lo faccio leggere però il coso, la risposta. Volevo vedere se lo sapevate. Cioè, fa parte praticamente di un modello a parte, forse. Sì, è un modello a parte. Cioè, sono due modelli che hanno entrambi 4 contatti, però portano... Solo che tengono diversamente gli ampere. Esatto. E da cosa può essere causata questa differenza? Nessuno ci prova. Nessuno ci vuole provare. Facciamo una cosa, andiamo a cercare una cosa insieme. Oh, che bella questa cosa. Vediamo se me ne apre una bella. Forse da cosa sono composti quei modelli? Togli il forse. Ah, ecco. Togli il forse. Vediamo se riesco a ingrandirla bene questa. Perché dove c'era quello da 6 c'erano degli elementi, dove c'era quello da 3 degli altri. Me la fa comprare su Amazon, io volevo solo vederla. So che non me la ingrandisce. Sei un poco simpatico. Proviamo a cercare design image. Io volevo vederne una grande. Non me la fa vedere grande. Come faccio a vederla grande? View image. Niente, me la fa vedere piccola. Allora. No. Vabbè. Aspetta che voglio provare a zoomare col cellulare, vedere se riesco a vederla. Eccola qua, sì, un po' si vede. Però non c'è la traduzione. Vabbè, ci ho provato. Allora, perché ho aperto la tavola periodica degli elementi? Sapete cos'è la tavola periodica degli elementi, qualcuno? No, aspetta che siamo qua. PDF. Datasheet. Sapete cos'è la tavola periodica degli elementi? Qua c'è una risposta. Ah, il materiale, giusto, il materiale. Allora, se noi guardiamo, torno ad ingrandire qui, così si legge meglio, il primo, quello da 6 ampere, è fatto da AgNi. Cosa vuol dire AgNi? Vuol dire argento nickel. Questo è un materiale. Quello da 3 è fatto da AgAu. Cos'è Au? Au è l'oro. Cacchio, ma qua mettono dell'argento e dell'oro dentro i relè? Sì. Perché sono comunque materiali che conducono bene la corrente. Però, se guardiamo, quello argento-nickel conduce meglio che l'argento-oro, in questo caso. Anche qui, nell'altro relè, si vede la stessa cosa. No, non è vero. Qua è tutto argento-nickel.
Bisogna vedere anche come è fatto dentro. Ad ogni modo, quello lì è esattamente il materiale. Quindi ricordatevi che il materiale ha una sua resistività. Quindi ogni materiale conduce l'energia elettrica in modo diverso. Vi ricordate quando abbiamo fatto quella che chiamavamo la seconda legge di Ohm? Per calcolare la resistenza di un conduttore, quanto era lungo, che sezione aveva e che materiale aveva. Ecco, questa cosa è importantissima. Comunque, per rispondere alla domanda, la tavola periodica degli elementi è quella che ci dice le informazioni di tutti gli elementi chimici. Quindi quelli che vediamo sono tutti gli elementi, quelli che troviamo in natura praticamente. Poi, se combinati, per esempio nel discorso dei metalli, possono diventare delle leghe. La ghisa non la troviamo nella tavola periodica, perché è un mix, diciamo così, di ferro, di carbonio, dipende poi in varie percentuali, e anche di altri materiali. Ok? Anche l'ottone lo troviamo. L'ottone è una lega fatta con il rame, poi non mi ricordo che cosa, perché sono passati troppi anni, però possiamo andare a guardarci se vi interessa. L'ottone è quello che si usa anche per fare i letti o per fare certe pentole artistiche, via, da attaccare al muro. Va bene. Allora, cosa abbiamo poi? Quindi questo è il discorso del relè, quindi la corrente, soprattutto i contatti, il materiale ci può interessare, ma fino a domani. Poi qui abbiamo, vedete qui, la tensione di commutazione minima e massima, quindi quali sono le tensioni che possiamo utilizzare con questo relè. Nel caso del relè Mignon abbiamo 12.250 volt, entra in corrente continua che in corrente alternata. Qui parliamo dei contatti, caratteristiche dei contatti. Quindi se io devo usarlo, questo, per un impianto a meno di 12 volt, potrebbe non andare bene. Poi abbiamo potere di commutazione milliampere volt ampere, diciamo che è una potenza e una corrente, minimo e massimo. Non è vero? Sì, è vero. Poi abbiamo la caratteristica della bobina. Vabbè, c'è l'assorbimento, questo ci interessa relativamente. Per dire, quando facevamo i calcoli con il trasformatore avevamo messo 1,5, se non erro. In questo caso è 1,2, un po' meno. Vedete qua l'assorbimento. Se seguiamo sta riga, l'assorbimento è 1,2 volt ampere, tradotto anche in watt. E poi dopo sotto abbiamo, vabbè, ci sono altre informazioni che non stiamo lì. Poi ci sono i modelli. Allora, queste sono le tensioni di alimentazione della bobina. In realtà va anche a... Beh, questa è la bobina, per non il contatto. Le bobine possono essere alimentate fino a 6 volt in corrente continua e 24 volt. Qui c'è la parte della corrente continua, sotto c'è la parte della corrente alternata. Quindi nel nostro caso, per esempio, che alimentiamo le bobine del relè a 24 volt di corrente alternata, dovremmo guardare questa riga. E qui, per esempio, io vi ho già individuato due modelli a quattro contatti, quelli che abbiamo a scuola. Quindi, per dire, ci serve un relè con quattro contatti aperti o chiusi della Schneider, dirò marca Schneider, modello. Aspetta, vediamo dov'è il modello, che forse non c'è neanche scritto. Ah, si chiama Zelio Relè. Quindi Zelio Relè. Poi mettiamo RXM4AB2B7 oppure RXM4GB2B7. Questi due si equivalgono. Ovviamente se ho bisogno di diversi tipi, numero di contatti, vedete c'è il 3 contatti, 2 contatti e andiamo. Diciamo che il primo relè non l'abbiamo mai usato noi. Di solito usiamo il secondo, quindi questa parte qua. Ecco perché ho fatto l'esempio di quello che usiamo noi. Se per caso cambia la tensione della bobina, stiamo attenti lì. Ma questo... sempre dopo aver verificato la corrente, dov'è? Aspetta, la corrente massima, che anche 3 ampere sono tanti, perché però va sempre verificata prima di comprarlo e installarlo, soprattutto quello che vi dicevo prima, è uno di quei dati che abbiamo, che vi siete scritti perché sono importanti. Ok, andiamo a vedere anche l'altro catalogo, sempre della, no, c'è la Finder. Ecco, la Finder è quella ditta che vi dicevo fa solo relè. Questa fa solo relè. Anche di questi ne abbiamo a scuola. Allora, sono standardizzati, vuol dire che le dimensioni degli elettrodi, cioè dei pin, quindi le dimensioni di lunghezza, di larghezza e di spazio tra l'uno e l'altro, devono essere
uguali per tutte le marche, perché sono stati standardizzati in modo che se mi si rompe un relè dell'Omron posso prendere uno della Finder e va bene sullo stesso zoccolo. Per quel motivo lì l'hanno fatta questa cosa. Ok. Allora, leggiamo un po' insieme questo. Allora, ci sono, vedete, si vedono tre modelli. Aspetta che provo ad allargare un po'. Allora, già qui si capisce qualcosa. Aspetta quando si inquadra bene. Allora, abbiamo il primo qui a sinistra, il modello è 55.32. Due scambi 10 ampere, vuol dire che ha due contatti. Poi 55.33, vedete che è uguale a prima, ma cambia il 2, il 3, il 4, questo quindi ha 3, 3 scambi 10 ampere, 55.34 ha 4 scambi, quindi 4 contatti 7 ampere. Allora qui tra il 2 e il 3 abbiamo sempre 10 ampere di corrente, l'ultimo va a 7, quindi comunque un po' più bassa. Se andiamo a vedere nel dettaglio, aspetta che ve lo ingrandisco meglio, andiamo a vedere i piedini, si vede qui, aspetta, lo ingrandisco ancora, si vede, vedete, questo qua è quello da 2, che ha due file, vedete? Probabilmente avrà il comune 9 e il comune 12, come i temporizzati che abbiamo. Questo invece ne ha 3. Questo ha i primi due e mezzo un altro. Questo qui sicuramente non potrà essere installato sugli zoccoli che usiamo noi a scuola, perché ne abbiamo 4 noi, ed è fatto proprio diverso. Anche se il modello è lo stesso come serie, però bisogna prendere quello da 3. Poi abbiamo quello da 4, che è quello che usiamo noi, si vedono qua, vedete, le quattro file, e via che andiamo. Ok, adesso andiamo a vedere un attimo le informazioni principali, qua sulla sinistra. Che ora sono già 55, però. Ci abbiamo già Zanoli fare l'appello. No, non mi sembra. Vabbè, intanto inizio, poi dopo poi ci fermeremo e lo riprenderemo la prossima volta. Allora, dice relè, aspetta, troppo grande, dice relè per impieghi generali, montaggio ad innesto sul zoccolo. Poi qua ripete gli scambi, 55-32, 10 scambi, con la sua corrente 10 ampere, 3 scambi, il 33 con 10 ampere e il 34 con 4 scambi. Aspetta, come si fa? Allargare un po', eccolo lì. No, me l'ha cancellato. Torni in re. Non voglio cancellarlo. Poi, informazione importante, bobina AC e DC, vuol dire che possiamo alimentarlo in corrente alternato continua. Aspetta che c'è un messaggio. Ma pensavo fossero ancora le 11.30. Vedi che con Zanna il tempo vola. Ti faccio fare anche le pause. Il tempo vola. Come cantava... Chi era? La Cucarini? Vabbè. Poi, pulsante di prova bloccabile e indicatore meccanico standard sui tipi 2 e 4 contatti. Cos'è sta roba qua? Abbiamo il pulsantino, questa cosa qua gialla o arancione, questo qua, vediamo se si vede, eccolo. Noi possiamo spingerlo per vedere se si muove il relè quando è alimentato, quindi non dobbiamo spingere per forza il pulsante, il selettore che alimenta la bobina, possiamo fare un test, diciamo, da lì, claro. Ok, poi c'è la variante con LED e modulo di protezione integrato, se vi ricordate qualche relè aveva anche il LED quando veniva alimentato, non mi ricordo quanti, forse pochi, però da lì riusciamo comunque a vedere se è alimentato in quel momento lì, non è un optional, come in una macchina, una cosa che serve... poco secondo me, anche perché già meccanicamente lo vediamo quando è alimentato, si sposta la linguetta, va bene. Allora, ci fermiamo qui, ho visto che è entrato Zanoli, dai. Zanoli è arrivato, facciamo prima l'appello, poi vi dico una cosa. Allora.